Due battute al Positano News. Intanto tanti auguri, complimenti. Sorrento finalmente è tornato a far sorridere la città. Siamo in vetta, è un altro risultato utile. Innanzitutto, complimenti. Che impressioni? Grazie dei complimenti. Sorrento si sta stringendo sempre più intorno a noi, la presenza qui del nostro dirigente accompagnatore Palomba, dell'assessore alle politiche sociali Cuomo, è il simbolo che Sorrento è una città che è sempre vissuta di sport. Dopo qualche anno, insomma, con qualche vicissitudine negativa, sta riemergendo e grazie al grande lavoro che sta facendo la società e tutto il tessuto sportivo intorno a noi, ne stiamo beneficiando noi come Sorrento 45. Quindi grazie prima di tutto a questa gente, ai ragazzi che stanno facendo un lavoro stupendo, qualche risultato positivo arriva pure dalle altre parti, quindi stiamo lavorando per quel La sogno. Batte Pagliese è stato un La avversario un partita po' Pagliese è ostico. stata un avversario durissimo, onore a loro, una squadra forte che non merita assolutamente la classifica che ha, che si è ricompattata e le auguro vivamente al direttore Guariglia, al mister Liscito di tirarsi fuori dai bassi fondi dove sono adesso. Allora, noi ci troviamo con l'Acropoli di Dalle Costole. L'ultima giornata può essere la partita cruciale. La speranza qual è? Quella di riuscire a Speriamo farlo di, prima. ciao Cri, speriamo di aggirare il pericolo Agropoli qualche settimana prima, altrimenti dovremo ricorrere quasi alla coda, che poi è la 29esima, è la penultima ed è la nostra ultima partita in casa dove ci concederemo dai nostri tifosi. Speriamo comunque di essere lì dove siamo adesso all'ultima giornata, che poi effettivamente è quello che conta. Quindi ti ripeto, onore a questi ragazzi che stanno dando veramente tanto per questa maglia gloriosa e speriamo di avere ancora di più tifosi alle Due nostre gesta. Grazie. battute dal direttore. E niente, siamo in una situazione molto felice, sperando di continuare così fino alla fine. Allora, Cuomo. No, dobbiamo fare i complimenti anche al mister Guarracino, che comunque veramente, perché non bisogna dimenticare che anche l'Under 18 e l'Under 17 sono primi in classifica. Se ho ben capito, l'Under 17 è matematicamente prima, quindi anche il lavoro del settore giovanile sta facendo crescere questa società. Era un progetto che è partito per 3 anni, doveva durare 3 anni, invece sta ottenendo risultati, diciamo, già quasi da subito. Onore a lui e onore a tutti, grazie ai ragazzi, soprattutto ai giocatori che comunque quotidianamente si impegnano in allenamento e poi in partita. Grazie e buon lavoro.